stiamo lavorando, credo che consegneremo entro quest'anno l'ultimo lotto che riguarda il comune di Angri, l'uscita dell'autostrada e il collegamento con la 3 e con la 30. Ci è stato segnalato il problema delle aree mercatali sulle quali faremo un intervento importante, sia di riorganizzazione seria di tutto il tessuto mercatale. Abbiamo mercati ovviamente di dimensioni diverse, con funzioni diverse. Cercheremo di avere un'idea di gestione anche unitaria dei mercati dell'agro, ma cercheremo di garantire poi la sicurezza nei mercati con sistemi di videosorveglianza e quant'altro. Più vari progetti ancora di riqualificazione ambientale che riguardano altre aree del nostro territorio. Per l'agro, ripeto, è un'occasione unica. Questa è una delle aree che hanno conosciuto nel corso dei decenni, come dire, la maggiore distrazione da parte della regione Campania. In Campania noi avevamo delle zone, dei territori orfani, senza padre e senza madre. Da questo punto di vista stiamo facendo una rivoluzione. Con il nuovo governo regionale non c'è nessun territorio orfano. Tutti i territori della regione hanno la stessa dignità e dunque faremo nell'agro Sarnese Lucerino quello che facciamo a Napoli, quello che facciamo sulla fascia costiera, perché, come dico io, i disoccupati dell'agro valgono quanto i disoccupati di Napoli, di Salerno, di Caserta e di Avellino. È una svolta. Ovviamente a tutto questo si aggiungono poi altri problemi che dovremo affrontare in maniera più specifica. Sapete che abbiamo adottato delle misure, credo, molto interessanti. La prima riguarda gli studenti. Abbiamo fatto un investimento enorme per garantire il trasporto scolastico gratuito. Siamo arrivati a 95.000 abbonamenti gratuiti. Investiamo 40 milioni di euro l'anno per garantire agli studenti il raggiungimento delle scuole e dell'università. In una famiglia nella quale ci sono due ragazzi che vanno all'università significa poter andare o non andare all'università, perché sono 700 euro al mese. È una famiglia monoreddito, questo peso non lo può sostenere. Così come stiamo lavorando ovviamente per incentivare le attività scolastiche, ci sono anche in questa zona istituti scolastici che hanno avuto finanziamenti del programma Scuola Viva, ci siamo impegnati a tenere le scuole aperte nel pomeriggio e in orario serale per avere luoghi di aggregazione per le ragazze e i ragazzi. Manterremo un'attenzione straordinaria per le politiche sociali. Noi abbiamo ereditato 180 milioni di euro di debiti verso i piani sociali di zona. I piani sociali di zona non venivano pagati dal 2010 in qualche caso. Intanto ci siamo messi a norma con l'ordinario, quindi da oggi, da quest'anno, per la verità l'anno scorso, i finanziamenti per le attività sociali ordinarie sono finanziati correntemente. Poi nel giro di due anni cercheremo di eliminare questo debito di 180 milioni di euro che abbiamo ereditato. Mi pare che stiamo facendo un buon lavoro anche per la sanità. Sapete che siamo in una condizione maledettamente complicata, siamo commissariati dal 2009 perché, come sapete, avevamo accumulato in Regione Campania 6 miliardi di euro di debiti per cui il governo ci ha commissariati. Siamo in piano di rientro, siamo commissariati, ma il commissario non c'è perché si è dimesso due mesi fa. Mi auguro che il governo si svegli e decida rapidamente la soluzione ai problemi, perché questo aggrava le nostre difficoltà, ma stiamo facendo un lavoro, credo, di grande livello. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi ai cittadini. I dati del 2015 danno la Regione Campania ultima regione d'Italia per i livelli essenziali di assistenza, quelli del 2015. Fate attenzione, già oggi stiamo molto meglio. I livelli essenziali di assistenza sono questi, per farvi degli esempi. Quanti sono i parti cesarei sul totale dei parti in un territorio, in un ospedale?
abbiamo strutture private accreditate nelle quali si fanno il 95% dei parti cesarei, cioè queste sono strutture di delinquenti, non di assistenza alle donne, di delinquenti, di speculatori. Noi dovremo rientrare rapidamente nella media nazionale, che è quella del 25-28% dei parti cesarei. Non l'abitudine per risparmiare sulla pelle delle donne a fare automaticamente parti cesarei. Altri dati: la quantità di interventi operatori che si fanno per fratture al femore nell'arco delle 36 ore. Avevamo una situazione per la quale si facevano fratture al femore a volte in 2 settimane, bisognava aspettare 15 giorni. Oggi a Ruggi d'Aragona si fanno in 36 ore. Così al Cardarelli abbiamo avuto un avanzamento straordinario. Non avevamo la rete antidiabete, stiamo realizzando 10-11 centri antidiabete. Non avevamo le reti dell'emergenza urgenza, cioè le reti da cui dipende la vita o la morte di un cittadino, cioè la rete dell'infarto, del miocardio, la rete dell'ictus, la rete del politrauma, la rete del materno infantile. Stiamo organizzando tutto questo sistema dell'emergenza urgenza per garantire che un cittadino che ha un problema serio nell'arco di mezz'ora possa arrivare in un centro nel quale gli salviamo la vita. Ci sono ritardi per quanto riguarda gli screening oncologici, dobbiamo accelerare, e ne approfitto anche qui, come vado facendo ormai dappertutto, per fare un appello alle mamme e ai papà perché si vada a fare immediatamente la vaccinazione ai bambini, perché qui siamo arrivati a un certo stato. Abbiamo ormai in Italia un'epidemia di morbillo, e lo dico alle mamme: stiamo arrivando un passo alla volta nella situazione che ha conosciuto la mia generazione, quando avevamo il terrore della poliomielite. Ci stiamo arrivando, scherzando. Allora l'appello alle mamme è andare rapidamente a fare le vaccinazioni alle bambine e ai bambini, alle bambine con particolare attenzione al papillomavirus. Vaccinate tutti, al di là delle stupidaggini che a volte ascoltiamo nelle varie trasmissioni televisive. Allora, stiamo lavorando. Presenteremo fra qualche giorno il PSR, il piano di sviluppo rurale, un altro 1,8 miliardi che investiamo rapidamente. Abbiamo approvato la misura di 17 milioni di euro per i giovani professionisti. Un ragazzo laureato che vuole aprirsi uno studio professionale può farlo con un contributo della regione. Ragazzi che vogliono fare il tirocinio presso gli studi professionali possono avere il contributo mensile. Cioè, stiamo cercando di dare una mano a tutti per poter trovare un lavoro. Complessivamente noi dobbiamo investire 15 miliardi di euro fra patto per la Campania, fondi FES, fondi del programma per la ruralità, programmi nazionali, programmi per i trasporti e la portualità. Se saremo capaci sul piano amministrativo, se ci manteniamo concentrati sugli obiettivi, se non ci perdiamo nelle chiacchiere al vento, nelle quali si perde il più delle volte la politica politicante, ma rimaniamo concentrati sui programmi da realizzare, beh, se riusciamo a investire 15 miliardi di euro, noi cambiamo la faccia della regione Campania e creiamo decine di migliaia di lavoro per i giovani delle nostre terre, che oggi sono costretti, troppe volte laureati e diplomati, ad andarsene fuori dalla Campania e spesso fuori dall'Italia per poter trovare un lavoro e vivere. Allora, ce la siamo mettendo tutta, ovviamente non faremo tutto questo lavoro in un mese o in 2 mesi, ma abbiamo voltato pagina, La vecchia regione Campania non c'è più. Stiamo riacquistando un'immagine di dignità sul piano nazionale ed europeo, un'immagine di prestigio istituzionale. Io sono estremamente fiducioso. Ovviamente in tutti i campi ci sono gruppi di potere o anche gruppi di parassiti o anche gruppi di delinquenti. È chiaro che quando togli le coballe, se non altro togli il fitto mensile a chi aveva acquistato le aree
per lucrare sui depositi dei rifiuti, non ci saranno più possibilità per guadagnare sui rifiuti. Cambieremo la faccia di questa regione ed il lavoro per finalmente così. Allora, l'invito che faccio agli amministratori e ai colleghi sindaci ovviamente a bruciare i tempi. Abbiamo istituito un fondo di dotazione per dare una mano alle amministrazioni a finanziare i progetti eseguiti, ma dobbiamo correre, dobbiamo fare in modo che non si perda un minuto di tempo. Ai colleghi amministratori dico quello che dico ai miei dirigenti: andate avanti senza avere paura. Fino a che non vi mettete soldi in tasca, andate avanti senza paura, perché la gente ha bisogno del pane. Dobbiamo aprire i cantieri, perché sono famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Quindi abbiate coraggio, non vi preoccupate. Ripeto, chi non si mette soldi in tasca può andare avanti e affrontare a testa alta tutti i problemi. Allora, con questo auspicio e con questa anche certezza, conoscendo tanti di voi, credo che possiamo guardare con fiducia ai mesi e agli anni che abbiamo avanti. Alle ragazze e ai ragazzi ovviamente l'appello a stringere i denti, un po' di pazienza, ma vedrete che saremo capaci di creare migliaia di posti di lavoro e darvi la possibilità di vivere, lavorare, farvi una famiglia in queste nostre città senza costringervi alle migliaia. Grazie a tutti e buon lavoro.